Pronto? Sì. Allora, buonasera a tutti. Grazie per essere qui, soprattutto i bambini che spero diventeranno sempre più numerosi nella serata, perché diremo cose per loro. Consigli utili per loro e per i loro genitori e poi comunque per tutti quanti. Innanzitutto io vorrei salutare e ringraziare il nostro sindaco, dottor Cosimo Montagna, esperto anche lui della salute, e lo vorrei invitare qui sul palco perché vogliamo il suo saluto e il suo augurio per questa serata. E non lo rintracciavo più perché avevo i... No, può parlare? Ha bisogno di microfono? No. Vabbè, io intanto ringrazio la dottoressa per l'opportunità che ci dà come città di presentare un convegno così importante. Lo faccio con molto piacere perché associo il ruolo di sindaco a quello di medico, quindi diciamo che mi calo un po' nella problematica, essendo aggiunto che affronta, cerco di interpretare qual è il ruolo importante dell'alimentazione. Se noi dovessimo dare Nobel, io direi che come bene immateriale dovremmo dare una dieta mediterranea. E questo diciamo che è un concetto. Deve passare soprattutto tra i ragazzi, tra infantili, perché penso che il pilastro dell'educazione alimentare si costruisce proprio da bambini. E questo è un messaggio che va dato soprattutto alle mamme. Queste cose che ci combina la pubblicità, quindi forse bisogna ritornare alle vecchie concezioni delle donne quando facevano le crostate, quindi quanto più possibile l'alimentazione ricca di verdure, ricca di frutta, ricca di pesce, ricca di omega 3, come diceva il collega che mi ha preceduto. Quindi è necessario far passare questo tipo di messaggio. Un'alimentazione corretta si fa soprattutto sull'utilizzo di questi alimenti naturali che la natura ci dà, soprattutto poi nella nostra zona dove la verdura è frutta in abbondanza e i bambini sotto forme diverse cominciano a mangiarla e quindi ad abituarsi, ecco perché noi magari già nella scuola elementare, nella scuola primaria, dove il Ministero della Mensa abbiamo dato questo indirizzo che ha parlato che è l'assessore alla cultura e alla pubblica che poi aiuta anche contributo a dire qualche cosa in questa direzione. E quindi è necessario sicuramente questo convegno che si apre ai ragazzi, ma che si apre anche e soprattutto ai genitori, è importante perché deve far passare il messaggio che un'alimentazione corretta, soprattutto ai fini alimentari. In questo momento le malattie cardiovascolari, la sindrome metabolica così chiamata, che si realizza, che si concretizza con il colesterolo alto, con l'aumento, con l'obesità, con i trigliceridi, ecco, è necessario che adattare uno stile di vita che vada verso un'alimentazione corretta e anche verso uno stile di vita importante, quale il movimento, quale l'attività fisica, quale il non fumare. Questo, diciamo, sono abitudini e fattori di rischio che secondo me devono essere appresi sin dalla prima infanzia, sin dalla scuola primaria, dalla scuola superiore. Quindi è bene imparare, istruire i ragazzi verso questo tipo di alimentazione, verso questo stile di vita, che sia uno stile di vita corretto e sia uno stile di vita consono a, diciamo, a un nuovo sviluppo della salute, al salvaguardia soprattutto della salute. Io a nome della città porto gli auguri di questo importante convegno che fa onore sicuramente alla città e vi invito a proseguire verso questa direzione perché l'educazione e la cultura sono elementi importanti per la crescita di ognuno di noi, per la crescita dei giovani e la crescita complessiva della città. Vi ringrazio. Grazie, grazie al nostro sindaco. Saluto l'assessore della cultura, Vantaggiato Daniela, il Rotary Club Galatina, Malia e Terre d'Otranto, Cliniche San Francesco e Banco di Napoli. E Villa Vergine, tutti i ragazzi della scuola alberghiera di Santa Cesarea Terme che incontrerete fra poco dopo nel buffet che ci hanno dato una mano ad affrontare il menu questa sera giù. Intanto incominciamo subito con i dati. Qui abbiamo cercato di mettere
mettere in modo chiaro quali sono le dimensioni del fenomeno obesità. Allora, se siamo arrivati ad un punto sul nostro pianeta che 1 miliardo di persone muoiono per fame, sono malnutrite, vanno incontro a patologie per cattiva nutrizione, e invece poi abbiamo 1 miliardo di persone che muoiono perché mangiano troppo, hanno troppo cibo, quindi troppo poco, troppo cibo. E precisamente le dimensioni del fenomeno sono queste: 1,5 miliardi di persone in sovrappeso e obese, 1,5 miliardi oggi nel 2012, e nel 2015 saranno 1,8 miliardi gli obesi, e tutto questo naturalmente comporta una vita piena di farmaci, di medici, l'insorgenza di patologie croniche. Tanto è vero che la spesa sanitaria, che in Italia è il 6-7%, è fra le più alte, come vedete, dovute ai problemi del sovrappeso e dell'obesità. E il 25% è la spesa sanitaria in più di una persona che è in sovrappeso e obesa. Naturalmente il fenomeno è ancora più pesante se riguarda l'infanzia e l'età scolare. Vediamo subito la slide successiva. Se voi date uno sguardo, e vi prego di fare molta attenzione su questo, ed è stato qui che è nata la voglia veramente di far conoscere, di comunicare questi dati con questa conferenza, noi siamo, dopo l'America, il paese che ha i bambini più in sovrappeso, e fra questi, guardate, l'Italia al 31,6%, mentre la Francia al 14%, la Germania al 19%, la Gran Bretagna ha messo in atto politiche sociali per ridurre, perché prima era decisamente più in alto, al 24,7%. La notizia che sorprende è che in Puglia, solo in Puglia, l'obesità e il sovrappeso infantile raggiunge il 40%. Se passiamo ai dati del diabete, noi siamo oggi sul pianeta 200 milioni malati di diabete, che è una patologia direttamente collegata col sovrappeso e l'obesità, e nel 2030 saremo 330 milioni. Questo per farvi vedere che si tratta di una vera e propria epidemia. C'è allarme e soprattutto riguarda, come vi dicevo, i protagonisti del domani, i nostri bambini. E allora ci siamo posti questo problema: come comunicare il cibo, come parlare di cibo ai ragazzi, come fare in modo di stimolarli a diventare più attenti, più consapevoli, a poter cambiare le loro abitudini alimentari. Allora, proprio sul discorso della comunicazione del cibo, come parlare del cibo, io ho voluto chiamare un esperto che ha questa capacità, questo linguaggio per i ragazzi, ed è appunto il dottor Pino Africano, che l'avete sentito prima, a cui lascio il microfono, e vi seguirà, vi porterà verso diciamo così i consigli utili. Prima di Pino c'è Mina Lopez, che vi parlerà. Prova. Buonasera, sono Mina Lopez, socia fondatrice dell'associazione La Salute Me la Mangio di Bari. Intanto un benvenuto ed un saluto a voi tutti, e grazie per essere qui presenti.
Da diversi anni è disponibile un'imponente mole di studi scientifici che mostrano come la sana alimentazione sia il mezzo più efficace per prevenire le malattie più diffuse del nostro tempo. Questi studi, anziché essere ben diffusi, sono invece quasi sempre trascurati, se non addirittura taciuti. La scuola, dal canto suo, è assolutamente indifferente al problema. Gli unici insegnamenti che la gente riceve in tal senso, pertanto, sono quelli veicolati loro dalla pubblicità televisiva. I lavori del convegno, fortemente voluto dalla dottoressa Domenica Caroli, prenderanno in esame alcuni spot dei prodotti alimentari trasmessi dalla RAI e da Mediaset, al fine di esaminare in loro l'impatto sulla salute pubblica. Durante i lavori saranno analizzati i messaggi trasmessi, parola per parola, relativi ai prodotti reclamizzati, gli ingredienti di cui sono composti i prodotti esaminati, rendendo noto il parere nutrizionale che il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro attribuisce ad essi, ciò che la gente ha compreso dagli spot pubblicitari nel loro complesso, quindi anche quello che è recepito da un punto di vista emotivo. La serata è dedicata a tutti coloro che mettono la salute al secondo posto e al primo la libertà. Vi presento gli esperti che abbiamo il piacere di avere con noi stasera e li invito a salire sul palco. Richiamiamo quindi la dottoressa Domenica Caroli, biologa nutrizionista, specialista in educazione alimentare ed intolleranze alimentari. La sua filosofia alimentare è a favore di uno stile di vita naturale, il cui cibo è il principio base del benessere della persona, unitamente all'esercizio fisico adeguato e ad un atteggiamento mentale positivo. Un applauso alla dottoressa Caroli. Ora ho il piacere di invitare la dottoressa Michela De Petris. Medico chirurgo, nutrizionista, esperta in terapia nutrizionale del paziente oncologico. Già ricercatrice presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, attualmente presta la sua opera presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Autrice del libro Ricette da favola per bimbi sani e mamme in gamba e coautrice, insieme al dottor Mauro Destino, del libro Scelta vegetariana e vita in bicicletta. Ancora un applauso per la dottoressa. Ora invito sul palco il dottor Mauro Destino. Biologo nutrizionista, specializzato nella prevenzione e controllo delle malattie del metabolismo. Ha una vasta esperienza anche con i bambini e adolescenti. Ha pubblicato svariati articoli su importanti riviste italiane e straniere ed è autore di manuali e materiale educativo sul dimagrimento e la prevenzione del diabete. Docente presso l'Università Politecnica delle Marche. E per ultimo invitiamo Pino Africano, presidente dell'associazione La Salute Me La Mangio ed autore del libro Aprite le orecchiette. Un ultimo applauso lo dedichiamo al nostro Beppe Summo, brillante musicista e autore delle musiche, coautore dei testi delle canzoni che allieteranno la serata. Passo la parola a Pino, grazie. Allora, una premessa molto breve, perché il tempo che abbiamo a disposizione è poco, pur essendo 2 ore e mezza, 3 ore, però vedrete che ve ne andrete tutti scontenti. Che vuol dire tutti scontenti? Ve ne andrete tutti con la voglia di saperne di più e di non aver ricevuto tutte le risposte. Ma ovviamente in 2 ore e mezza non si può dire tantissimo, anche se noi ci impegneremo al massimo. La premessa da fare è che le risposte che voi sentirete qui non sono risposte ammorbidite. Che cosa voglio dire con questo? C'è una barzelletta, mi dispiace che stanno i bambini,
però la devo dire, voglio dire, alla fine il sesso fa parte della nostra vita. La moglie va al marito e dice: caro, sto un po' incinta. E il marito dice: un po' incinta. E che vuol dire sto un po' incinta? Sto incinta o non sto incinta? Questo perché facciamo questa premessa? Perché normalmente in televisione, ma anche altri mezzi di comunicazione, dice una volta ogni tanto, dice di tanto in tanto, a me la frittura qualche volta, il caffè, io sono normale. Io conosco gente che beve 2 caffè al giorno e si sente normale. È venuta una persona ai nostri corsi che facciamo a bar di alimentazione che beve 14 caffè al giorno, non si sente neanche lei molto normale, però voglio dire, 14 per lei normale sono una decina. Quindi ognuno di noi ha il suo concetto di normalità. Quindi quando qualcuno qui dice ti puoi mangiare di tanto in tanto, che ne so, la carne, perché oramai è notorio, tutti quanti dicono di mangiare, di almeno diminuire il consumo della carne, che cosa vuol dire diminuirla di tanto in tanto, no? Di mangiarne di meno. Ognuno ha i suoi concetti, uno mangiare di meno. Io per esempio c'ho il nostro figlio che fa un digiuno assoluto, dalle 2, nel senso alle 14, alle 15 circa, fa un digiuno assoluto, no? Cioè ognuno ha i suoi concetti. Allora noi qui dobbiamo capire pochi concetti, ma cercheremo di capire bene che cosa vuol dire. Se una cosa fa male, faccio un esempio, se la sigaretta fa male, dire io fumo una sigaretta all'anno, certamente non c'è nessuno che penso che abbia avuto gravi problemi, no, di cancro ai polmoni fumando una sigaretta all'anno. Però noi siamo qui per dire che quella sigaretta all'anno non fa bene. Cioè non possiamo dire quella sigaretta all'anno non ti fa niente. Cioè ti fa, che vuol dire una sigaretta, perché si sa che certe cose fanno male. L'altra premessa, e rubo spazio a Michela De Petris perché l'avrebbe dovuto dire lei, ma dobbiamo essere molto rapidi, è che queste informazioni che noi diamo stasera provengono dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro è un grande tavolo dove sono riuniti 20 istituti pubblici scientifici. Quello italiano, per esempio, è il Dipartimento di Medicina Preventiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Cioè ciò che esce come informazione dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro è un qualcosa che ha coinvolto milioni, centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, e quindi sono informazioni assolutamente vere. Allora, detto questo, passiamo al primo spot pubblicitario analizzato. Nel frutteto del mulino, gli alberi non danno un solo frutto, ma creano combinazioni di gusto straordinarie. Storie di frutta Mulino Bianco, 100% frutta da bere. E oggi anche al cucchiaio, con gustosi pezzi di frutta. Storie di frutta Mulino Bianco. Il primo intervento che tratterà Mina, tocca a te, Mina. Prima di passare al commento dei singoli spot pubblicitari, faccio una premessa. Il commento che io farò volta per volta a tutte le pubblicità analizzate è il risultato di interviste e della conseguente analisi di un questionario abbastanza semplice che, assieme al dottor Alessandro Rubino, un psicologo di grande fama, abbiamo sottoposto ad un campione di 400 persone, sia molto, molto giovani che meno giovani. Un campione di persone omogeneo, quindi. Le domande del questionario sono state domande aperte, cioè ognuno ha avuto la libertà di esprimere ciò che ha preso dagli spot. Il nostro lavoro è consistito nel decodificare queste risposte ed evidenziare gli stati emotivi che ve ne erano stati stimolati. Quindi, passando allo spot che abbiamo appena visto, in questa pubblicità il campione, in percentuale maggiore, ha risposto gioia, buon umore, felicità, natura. Da questa informazione gli stimoli sono stati prevalentemente stimoli orientati in un contatto con la natura, quindi con il positivo. Quindi la maggior parte del campione ha portato in sé informazioni pseudopositive, molto veicolate dai colori, dal suono e dalle informazioni che naturalmente gli esperti hanno saputo concentrare in pochissimi secondi.
Mimì, tu hai dei figli. Sì. Ora sono grandicelli, ovviamente, sono stati, ovviamente, che banalità, anche loro sono stati piccolini. Tu hai mai comprato prodotti di questo tipo qui? No. Ma perché? Personalmente. No, ma una ora ti lascio la parola. Non li hai comprato perché sei terchia o per altri motivi? Perché queste costano di più, ovviamente. Per quale ragione non li hai comprati? Perché quando mi sono andata a leggere gli ingredienti ho capito che il carico di zucchero era eccessivo e che avrei provocato un danno, perché sarebbe nata una dipendenza dagli zuccheri e quindi i ragazzi avrebbero continuato comprandoselo anche da solo quel prodotto. Sappiamo che gli zuccheri fanno molto male perché entrano velocemente nel sangue. E questo nel tempo li abitua a viaggiare con una concentrazione di zuccheri molto alta. Che frutta davi da mangiare ai tuoi figli? È cruda, tanta frutta cruda, perché contiene le fibre, sappiamo, contiene l'acqua, vitamine, per cui non c'è assolutamente da avere dubbi su questo, meglio la frutta e meglio il cibo crudo vegetale rispetto al prodotto che abbiamo visto prima, che sicuramente non ha nessun valore nutrizionale, anzi peggio, crea dei seri problemi anche di natura psicologica. Mauro, vuoi fare dei commenti tu sul... Sì, il commento che riguardo gli zuccheri e riguardo... Sono comunque bevande. Devi accenderlo, Mauro. Prova. C'è un microfono. Sì, forse me. Sì, prova. Allora, sì, scusate per le cose tecniche. Sì, uno degli aspetti delle bevande pubblicizzate in questo modo è che molte volte viene scambiata anche come dissetante, ovvero al posto dell'acqua. Quindi c'è un massiccio uso. Di conseguenza, invece di usarne una quantità che comunque può essere tranquillamente sostituita, come diceva la collega, con della frutta secca, si possono trovare confezioni del genere a tavola al posto dell'acqua, quindi usato come dissetante. Quindi è una cosa che appartiene ai tempi recenti, agli alimenti confezionati. E guardate che la confezione parecchie volte fa il paio con la pubblicità. È molto raro trovare confezioni poco attraenti. C'è stato un periodo che avevo dei rapporti con dell'industria alimentare, e molto spesso si impiegava più denaro nella promozione della pubblicità e della confezione rispetto a quello che era il prodotto vero e proprio, insomma. Quindi significa che l'industria introduce modelli nuovi di alimentazione virtualmente pericolosi, come diceva la mia collega, per un eccesso di zuccheri, che fa indubbiamente male, specialmente nell'età evolutiva, e scambia un consumo normale, con quello che dovrebbe essere un consumo normale, per un consumo eccessivo che non fa parte delle buone abitudini, anzi dovrebbe essere esattamente il contrario. Quindi... Una domanda a Michela. Michela, tu purtroppo ce l'hai in testa sta pubblicità, no? Quindi probabilmente non l'hai potuta vedere per bene, però lo spot pubblicitario, in maniera molto accattivante, a mo' di cartoni animati, faceva vedere, no, un bimbo che prendeva la frutta dall'albero, la raccoglieva e la metteva nella bottiglia. Quindi sembra che nella bottiglia ci stia frutta cruda. È così? Non è così? La frutta che si trova nei succhi di frutta o in prodotti di questo tipo non è frutta fresca, è frutta trattata a livello termico per aumentarne la conservabilità, per cui è pastorizzata oppure peggio ancora sterilizzata, che va a uccidere completamente le vitamine e gli antiossidanti che invece sono propri della frutta. Per cui la scelta migliore, tutte le volte che vogliamo dare un buon alimento ai nostri bimbi o lo volessimo consumare noi, è il frutto integro così come tale, come nasce. Oppure l'alternativa, se vogliamo bere qualcosa, è la spremuta fatta fresca al momento o il centrifugato.
questi prodotti simili sono tutti ingannevoli, perché di vitamine e antiossidanti non ce ne sono più e ci sono tantissimi zuccheri che non fanno bene e tra l'altro sono prodotti molto costosi. Per cui il frutto in primis, in seconda battuta spremuta o centrifugato. Michela, ci sono dei preparati che troviamo in commercio, facciamo nome e cognome qui, che si chiamano ACE, dove ci sta la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. Queste vitamine sono vitamine naturali? Sono vitamine di sintesi. Che vuol dire di sintesi? Estrapolate dalla frutta e dalla verdura che realmente contengono queste vitamine e messe in maniera artificiale all'interno di questi preparati. Possono dare problemi che ti risulti le vitamine di sintesi? Possono dare fenomeni di accumulo all'interno dell'organismo, ma soprattutto sono molto meno efficaci delle vitamine vere che si trovano all'interno dei cibi crudi, frutta e verdura. Mimì, volevi aggiungere qualcosa tu? Sì, io volevo dire questo, che i ragazzi che bevono queste bibite molto zuccherate possono improvvisamente ritrovarsi anche con un calo di attenzione durante la lezione scolastica, improvvisamente dei colpi di fame prima di arrivare a casa, per cui poi ingurgitano quello che capita, proprio perché questi zuccheri nel sangue hanno questo effetto. D'altra parte sappiamo ormai bene che tutti questi spot pubblicitari creano intorno al bambino un ambiente obesogenico, cioè lo stimolano continuamente a consumare questi prodotti. Quindi la raccomandazione da dare ai genitori è veramente di non accontentarli, di fare la spesa nel modo corretto in modo che non arrivino in casa questi prodotti. Tanto è vero che la comunità europea ha suggerito di evitare la pubblicità per ragazzi al di sotto di 12 anni, perché non sono reattivi, cioè non riescono a capire l'influenza della pubblicità, del messaggio pubblicitario, e quindi passivamente acquistano e usano questi alimenti. Michela, molto velocemente, perché dobbiamo avere molto ritmo, purtroppo. Gli enzimi nei prodotti così acquistati, vedi, qui per esempio c'è un omogenizzato di mela, apro una parentesi, ma voi istintivamente non vi viene di pensare che se prendete una mela e la frullate voi, gliela date in quel momento al bambino, ma ci vuole lo scienziato che ti deve spiegare che è meglio, oppure voi da soli non ci arrivate a dire che una mela appena frullata forse un po' meglio? Qualcuno ha detto che ciò che hanno senz'altro di meno, chi vuol rispondere risponde, sono gli enzimi. Vogliamo spiegare esattamente che sono gli enzimi, a che servono? Gli enzimi sono delle sostanze vive, attive, di natura proteica, che si trovano solo nei cibi freschi e crudi. Nei prodotti conservati gli enzimi non ce ne sono più. Tra l'altro, se si ha sete, si beve acqua, punto. È l'unico liquido da bere quando una persona ha sete. Succhi artificiali, conservati, non servono, non hanno ragione di esistere. Se uno ha voglia di consumare della frutta, la prende fresca, possibilmente biologica, e mangiata subito, al momento. Grazie. Solo che non ha un set, un piccolo dettaglio, non ha la batteria, ma cosa vuoi che sia, come faccio ad andare via? Ieri mi hanno venduto un succo di frutta, mi hanno detto che è il meglio che c'è. Solo che non ha con sé un altro piccolo dettaglio, la cosa più importante, gli enzimi digestivi che servono a mettere in mondo me. Ieri ho comprato solo un melulla, ho capito che è meglio.
domani comprerò. Certo che comprerò, sicuro che comprerò, è naturale che comprerò. Ma sceglierò da me, ma sceglierò da me, ma sceglierò da me, solo da me. Grazie. Mi chiamo Claudio Silvestri e sono il cuoco della Nazionale di Calcio. Una gran bella responsabilità. E io devo scegliere per loro l'alimentazione più completa, giusta ed equilibrata. Al mattino non ho dubbi. Frutta, latte, pane e Nutella. E poi vedi come corrono a fare colazione. E beh, poi finalmente faccio colazione anch'io. E da oggi puoi vincere il kit La Colazione della Nazionale. Scopri come su Nutella.it. La maggior parte dei 400 intervistati ha memorizzato la nazionale, ha memorizzato l'Italia, il concetto di unione e assieme a questo il concetto di bontà, di energia e di vitalità. È stato anche memorizzato il cuoco della nazionale, il cuoco di un gruppo di persone forti, rappresentativo. Inoltre, dai questionari si è vinto che una quantità quasi totali degli intervistati non sa di che cosa è composta la Nutella, a parte la nocciola. Michela, vuoi dire tu di che cosa è composta la Nutella? Mantenetevi forte. Posso, per essere più precisa, leggere gli ingredienti della Nutella, giusto al volo. Voi sapete qual è il primo ingrediente in assoluto della Nutella? Certo, non le nocciole, ma lo zucchero. Nutella come termine, nut, vorrebbe dire nocciole, vuole dire nocciole in inglese. Nutella, ecco perché. In realtà il primo ingrediente della Nutella è lo zucchero, tanto che la Nutella dovrebbe essere chiamata non tanto Nutella, ma zuccherella oppure cicciottella. Questo perché il primo ingrediente non sono le nocciole, bensì zucchero, olio vegetale, tra l'altro non specificato, nocciole solo 13%, cacao magro, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, emulsionanti e altri aromi vari. E sembra ridicolo, ma uno compra un prodotto di questo tipo e lo paga anche per acquistare zucchero. Quanto zucchero c'è in 100 grammi di Nutella? Ecco. In 100 grammi di Nutella, quanto zucchero c'è? Non hanno neanche il coraggio di denunciarlo. Ma denuncialo tu. È il primo ingrediente, sarà sicuramente un 50%. Circa 50% di zucchero. Sappiate che quando consumiamo un prodotto di questo tipo stiamo mangiando zucchero con forse in fondo un po' di nocciole e un pizzico di cacao. Di nocciole c'è solo il 13%. Il secondo ingrediente è l'olio, no? Mauro, che olio? Di che olio stiamo parlando? Allora, loro innanzitutto, come cattiva abitudine dell'industria alimentare, non specificano il tipo di olio. Infatti si limitano a dire perché non c'è una direttiva a livello normativo per obbligarli a scrivere, scrivono oli vegetali, se la cavano così. Quindi in teoria potrebbe esserci anche olio d'oliva, in realtà non mettono olio d'oliva, altrimenti l'avrebbero scritto, perché è un alimento particolarmente di pregio. Mettono olio di palma in genere, quindi oppure degli oli in generale di poco pregio. Li mettono soprattutto per motivi tecnologici, per aumentare la spalmabilità, un po' il gusto, e ci danno in cambio a livello nutrizionale dei pessimi nutrienti, insomma. Quindi in questo caso la Nutella o qualsiasi prodotto uguale come composizione non è un toccasana come viene proposto da quella pubblicità, specialmente la mattina a colazione, che insomma tutti quanti i nutrizionisti vanno propagandando che la mattina bisogna mangiare bene, bisogna mangiare in un certo modo. Sicuramente introdurre nutrienti del genere in un momento così importante, insomma, non è il massimo. A cui aggiungo un'altra cosa riguardo la Nutella, cioè che la Nutella è buonissima, ha un ottimo sapore, ha degli effetti a livello neurologico, quindi attiva alcuni centri nervosi, e se ne consuma una quantità eccessiva, un po' come si diceva prima con l'effetto della confezione. La Nutella non ha bisogno di confezione, infatti è un prodotto che trasparente, così con un colore pure poco attraente, insomma, ricorda altre cose la Nutella, però una volta assaggiata la Nutella sembra che nessuno sia in grado di fermarsi, insomma. Quindi non va bene.
Qualcuno in sala ha una vaga idea di come sono prodotti gli oli di semi? Neanche uno? Vedete come stiamo messi? Allora vi dico come sono. Sì, sì, mais, arachidi, eccetera, eccetera. Ma sapete come sono prodotti? Allora, velocemente, i semi sono prima tostati. Tostati vuol dire almeno 200 gradi. Cioè tutto quello che c'era di meraviglioso da un punto di vista nutrizionale nel seme è assolutamente distrutto. Perché a 200 gradi, da questo punto di vista, non ci sta più niente. Poi vengono macinati. Una volta macinati, l'olio viene estratto utilizzando esano. Esano è un parente stretto della benzina, quindi viene estratto con la benzina. Ottieni una massa d'olio a quel punto che è fatto di olio e di esano. L'esano viene allontanato ad alte temperature perché evapora prima, però non viene allontanato completamente, c'è una piccola parte che purtroppo rimane nell'olio. Poi l'olio viene decolorato in correnti di vapore a 220 gradi, decolorato con terre decoloranti, decerato, degommato, deacidificato. Alla fine quello che ottenete è un prodotto che lo dovrebbe fare direttamente o la Kuwait, o Mobil, o Agip, perché non ha niente a che vedere con il prodotto di partenza. Mimì, tu daresti mai a mangiare ad un familiare, a te stesso, ad un amico, a chi vuoi tu, un prodotto che è stato immerso completamente nella benzina? Assolutamente no. I danni al fegato sono importanti, soprattutto se questo prodotto si consuma ad un'età scolare. E poi ricordiamoci anche che questi prodotti producono un'iperplasia, cioè i grassi vanno ad accumularsi nelle cellule adipose e quindi l'aumento della massa grassa, soprattutto importante, ecco perché abbiamo scelto questa età, per far cambiare abitudini alimentari, e poi da qui anche la moltiplicazione cellulare, per cui poi il ragazzo si ritrova con un corredo di cellule adipose che sarà difficile poi poter cambiare dopo la pubertà e l'adolescenza. Grazie. Qualcuno di voi mangia olio di semi? Mi raccomando, non alzate la mano, tanto voi tutte le mani così, nessuno di voi certamente, uno solo. Fai male, poi ti dico perché. Fai molto male, ti dico perché. Va bene, va bene, va bene. Poi hai fatto bene. Ma gli oli di semi normali, quello di arachidi, olio cuore, olio di riso scotto, tutta roba qui, nessuno di voi li mangia. Ora facciamo una carrellata rapidissima e vi facciamo vedere come ve li mangiate gli oli di semi. Allora, Plasmon, biscotti Plasmon, Nipiol, Mellin. Se provate a leggere gli ingredienti, ci trovate olio vegetale. Olio vegetale vuol dire olio estratto con la benzina. Ogni 100 grammi di biscotti ci stanno 2 cucchiai colmi di olio estratto a solvente. Al bimbo! Cioè, così lo abituiamo tutta una volta, no? A che cos'è il mondo? E se stanno nei Plasmon e nei Nipiol, Plasmon, Nipiol e Mellin, stanno pure nella Mulino Bianco, dovunque, stanno pure nei Divella, cioè noi non ce l'abbiamo con qualcuno in particolare. Vogliamo solo che chi produce questi prodotti qui, anziché mettere oli così ignobili, inizi a mettere, per esempio, per sbaglio, l'extravergine di oliva. Se l'andassero a comprare dal Marocco, da dove vogliono, però almeno mettete questo qui. No, 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 poi vi dico io quando dovete applaudire. Allora, Mulino Bianco, la maionese, chi se la mangia? Chi di voi recentemente ha mangiato un gelato? Se andate a prendere i gelati, non il ghiacciolo, quella è una cosa a parte, ma i gelati, se andate a leggere dietro, grasso vegetale, pur lì l'olio estratto a solvente. Siamo i migliori al mondo a fare in assoluto, a fare prodotti sott'olio. Voi farete molta fatica a trovare in commercio un prodotto sott'olio che non sia stato messo utilizzando olio estratto a solvente. Con tutto l'extravergine che abbiamo ammassato e che non riusciamo a vendere. Ma ora potete applaudire. Bravo.
Michela, nella Nutella c'è un ingrediente, un altro ingrediente subdolo, il latte. Che ci dici del latte? Il latte, tra l'altro, è un latte neanche fresco, è un latte in polvere, per cui ulteriormente è stato trattato, disidratato e messo all'interno di Nutella e prodotti similari. Il latte è un alimento che va bene per i vitelli. Noi non siamo vitelli, non siamo fatti per bere il latte. È stato ampiamente dimostrato che il consumo di latte sia correlato con svariati tipi di patologie. Qualche esempio: tumori, soprattutto quelli ormonosensibili, obesità, sovrappeso, osteoporosi, colesterolo alto, il latte... Michela, ti voglio interrompere. Io, quando ho sentito per la prima volta queste cose qui, sono caduto dalle nuvole, così come penso la maggior parte di voi. Michela, mo ti ridò la parola. Ma queste informazioni arrivano, Michela, ripetilo, da dove arrivano? Arrivano non da me, quantomeno io sono perfettamente d'accordo, ma li promuovo, solamente le divulgo, ma dalle più grosse società scientifiche che si occupano di studiare la relazione tra alimentazione, stili di vita e patologie, che vuol dire World Cancer Research Fund, che è il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, l'AIRC, che è un'altra grossa società scientifica, il The China Study, che è uno studio biblico che è stato concluso da qualche anno e svolto soprattutto in Oriente, l'American Dietetic Association. Ormai tutte le più grosse società scientifiche, le più aperte, le più accorte, vanno in questa direzione. Latte, latticini, formaggi non sono dei buoni alimenti per la salute nostra, di chi li consuma. Mauro, da dove possiamo prendere, perché lo state pensando tutti, il calcio, se non lo prendiamo dal latte? Io aggiungo una cosa, sì, ti rispondo subito, aggiungo il discorso del latte, è particolarmente importante perché per la prevenzione dell'osteoporosi, cioè per lunghi anni, adesso la cosa si è calmata un po', è stato sempre promosso un ampio consumo di latte e derivati, quindi formaggi, latticini, eccetera. Perché? Perché porta il calcio. In realtà non è l'unico alimento ricco di calcio, il latte, tutto sommato non ne ha nemmeno tantissimo se andiamo a guardare la composizione nutrizionale. E si è visto attraverso un meccanismo abbastanza complicato, così come il nostro corpo reagisce all'ingresso di prodotti che contengono proteine, in questo caso proteine acidificanti, si chiamano così, e cioè che il corpo tende a perdere calcio quando introduciamo alimenti di un certo tipo. Quindi, scusa, Mauro, lo puoi dire un'altra volta? Sì, te lo dico un'altra volta perché è poca nota questa storia, cioè noi non soltanto prendiamo calcio, ma lo perdiamo anche. Sembra che il latte contribuisca a questo meccanismo qui, cioè di farci perdere, perché come diceva la mia collega Michela, il latte, noi consumiamo latte vaccino che ha una quantità di proteine che è adatto al vitello, non è adatto per l'essere umano. Insomma, adesso le cose se ne sa un po' di più. E come può essere sostituito? Abbiamo gli alimenti vegetali. Lo facciamo dire a Mimì come può essere sostituito. Innanzitutto voglio dire comunque che resta l'alimento migliore per il latte materno, proprio perché la concentrazione di proteine è decisamente più bassa rispetto a quella del vitello, che provoca, come diceva il collega, questa acidificazione, quindi perdita del calcio. Allora, noi abbiamo, soprattutto noi che viviamo vicino ai nostri orti, alle nostre campagne, abbiamo veramente una sorgente di calcio incredibile, che sono le crucifere. Le crucifere sono i cavoli, le verze, le rape, quindi che sono ricchissime di calcio, facilmente assorbibile. E poi abbiamo le mandorle, abbiamo i semi, veramente... Beh, un applauso alle mandorle, ce lo dobbiamo fare. Io voglio, le promuovo continuamente. Le mandorle, perché oltretutto, se non sono tostate, raccomando di non tostarle, portano con loro anche oli importanti, oli essenziali, quindi è sfatato, diciamo così, il mito del calcio sta solo nello yogurt e nel latte. D'altra parte, la prova è proprio questa, in Oriente
tutte le persone non soffrono di osteoporosi non consumando per niente questo alimento. Invece Mimì, lo puoi dire un'altra volta, scusa. Sì, in Oriente, non lo so, tra poco arriveranno le mozzarelle pure in Cina, purtroppo, però in Oriente le donne e gli uomini non soffrono di osteoporosi non consumano il latte e i derivati del latte, mentre l'osteoporosi si verifica con una statistica altissima soprattutto nei paesi occidentali. Posso incominciando dall'America cosa? E parlo dalla, diciamo, del nostro territorio. Noi il latte due generazioni fa non sapevano nemmeno cosa fosse il latte da consumare la mattina. Molto probabilmente le colazioni erano fatte con i resti della cena. Non si avevano tutti questi casi di osteoporosi, anzi erano molto più bassi rispetto Bravo, a quelli Mauro, attuali. Bravo Mauro, hai fatto benissimo. Okay? Quindi è un'invenzione moderna. Avere queste tendenze, queste testimonianze storiche pure. Posso dire un'altra cosa? Prego. I fichi secchi sono pieni di calcio, quindi la merenda, diciamo, facile, economica anche per i nostri bambini potrebbero essere i fichi secchi mandorlati. E lì sì che ce n'è di calcio. Su questo guardo parecchio la nostra alimentazione, perché noi abbiamo dei fichi, che sono fichi seccati, qui lo fanno, prima si facevano un po' in tutte le case l'estate, e poi si mettevano dentro le mandorle, ok? Quelli erano delle fonti di calcio eccezionali. Benissimo. Ok? Erano i nostri alimenti che sono spariti. Michela, ma i bambini, tanto lo state pensando anche voi, è vero, ma che cosa li possiamo dare al posto del calcio? Vi state chiedendo questo, vero? Al posto del latte, sì o no? Che li possiamo dare al posto del latte? Ci sono delle bevande buonissime e ne abbiamo portati qualche esempio qui, che sono dei latti vegetali e si ottengono a partire non dal latte di mucca, ma dal riso, piuttosto che non dalla mandorla, dal farro, dal kamut, dalla nocciola. Sono delle bevande deliziose, sono bianche, come se fosse il latte della mattina, sono più dolci del latte, non bisogna aggiungere assolutamente zucchero e si utilizzano proprio come se fosse latte. Per cui a temperatura ambiente, oppure scaldate, oppure per cucinare, sono molto, molto più digeribili dal latte vaccino, molto più leggeri, molto più buone, non contengono colesterolo. Da provare. Grazie. Mama.
siamo dimenticati di dire forse l'alternativa alla Nutella? Posso? Perché sì, è fondamentale. L'abbiamo demonizzata, giusto, non è un buon alimento, anzi imparatela a chiamare non Nutella ma Cicciottella, perché questo è il suo vero nome. C'è sempre l'alternativa sana, non so se la conoscete, è una crema alle nocciole spettacolare fatta al 100% solo da nocciole, per cui l'unico ingrediente che c'è sono solo nocciole. La si trova nei negozi di alimentazione naturale, per esempio so che a Lecce c'è Natura Sì, anche a Bari, qui probabilmente ci sarà qualche altro negozietto. Sì, ci sono altri esercizi, sì. E ci sono queste creme, soprattutto per i bimbi che se lo ricordano, ma anche per i genitori da prendere nota. Ci sono delle creme fatte o solo da nocciole come unico ingrediente in etichetta, o solo da mandorle, o anche solo da anacardi, per cui senza zucchero, senza oli aggiunti, senza latte, sono buonissime. Marca per marca ve ne cito due che sono le migliori, e sono La Finestra sul Cielo come marca, o anche Rapunzel. Fanno delle creme sane, certo, eccezionali, molto meglio della Nutella. L'unico inconveniente, perché ci sta, ma lo dobbiamo assolutamente superare, che costano un po' di più, per forza. Nella Nutella c'è il 13% di nocciole, lì è il 100%, ma è logico. Consideriamo che questi sono oli che noi introduciamo nel nostro corpo. Siamo disposti a spendere tanti soldi quando andiamo a comprare l'olio per le auto, il SIND 2000 e cose di questo tipo qui. Poi quando prendiamo dell'olio che serve per il nostro corpo, non ci badiamo, ci dobbiamo badare. Vai! Coca-Cola, stappa la musica, stappa la felicità. Quindi, la Coca-Cola. Gli elementi estratti, osservando questa pubblicità, sono stati libertà, soprattutto i giovani, brio, allegria, frizzantezza e gusto. Anche qui, come gli altri prodotti, il concetto di gusto, che ci permettiamo di ricondurre sempre allo zucchero, è rilevante. Infatti l'elemento zucchero è determinante per un motivo. Abbiamo bisogno di coccole di creare proprio un picco glicemico. Paradossalmente questo ha un correlato emotivo. La Coca-Cola evoca momenti di divertimento. Mimì, che cosa provoca lo zucchero? E quando si parla di zucchero, ovviamente gli zuccheri fanno bene, ma sono gli zuccheri che fanno salire tantissimo, come dicevo, la concentrazione del glucosio nel sangue, e quindi il ragazzo si abitua a questa dipendenza e poi scatta subito il meccanismo dell'insulina, si va in iperinsulinemia e qui cominciano i pasticci. Il ragazzo magari si eccita, si sente benissimo con questo zucchero sulle sue papille gustative, lo prende come un'antitristezza, un'antinoia, la Coca-Cola si abitua e diciamo cominciano i problemi con l'insulina sempre alta. Mauro, vuoi aggiungere? Insulina alta, sì, che vuol dire? Io mi sento sempre di invidiare enormemente chi fa le pubblicità in quel modo, perché tutto sommato la Coca-Cola non è altro che una schifezza, insomma, diciamola pure. È soltanto buona da bere quando si è assetati e quando è fredda, perché se la beviamo calda è davvero imbevibile. E mi piacerebbe che ci fosse una pubblicità per coloro che si occupano di educazione alimentare che facesse altrettanto, cioè per la prima volta veicolare un po' i messaggi al contrario. C'è il concorrente della Coca-Cola, si chiama Pepsi Cola, è praticamente uguale. Se l'assaggiate, soltanto qualcuno dice che è in grado di distinguere la differenza di gusto.
Bene, io non ci credo. Quello che si sa è che la Coca-Cola ha avuto il suo successo soprattutto per i messaggi che manda, non per quanto alimento. Quindi siamo proprio alla sublimazione di un alimento che non è più alimento, ma viene consumato perché? Per quei messaggi che dicevamo prima. E guardate che la Coca-Cola ha successo commerciale praticamente da sempre, planetario, in Africa, si vedono questi villaggi completamente che non hanno niente, però hanno il barretto della Coca-Cola. C'è una persona a cui la Coca-Cola, al contrario di quelli che stanno dicendo loro, perché si stanno sbracando, ha fatto benissimo. Quindi non è che fa sempre malissimo, ha fatto benissimo. È un tizio che si è trovato sotto le macerie dopo un terremoto ed è rimasto lì 20 giorni che nella cassa di Coca-Cola. Con questa Coca-Cola è riuscito a idratarsi in qualche maniera, no? A sopravvivere. Ora questo tizio qui non lo convinceranno certo loro che la Coca-Cola è una schifezza. Sopravvissuto grazie alla Coca-Cola. Posso aggiungere, Pino, che c'è anche l'acido fosforico che fa perdere calcio e nell'età evolutiva, dove diciamo la massa ossea deve crescere, ha bisogno di calcio, la Coca-Cola è sconsigliata, deve essere assolutamente evitata, perché i ragazzi con la Coca-Cola perdono tanto calcio. Cioè più Coca-Cola si beve, più calcio si perde. Michela, quali sono le alternative, se esiste un'alternativa ad un prodotto che è malefico? Un'alternativa ottima, eccellente, è quando uno ha sete, l'acqua, perfetto, la cosa più semplice, più economica e più sana. Tra l'altro, volevo chiedervi, vediamo se sapete rispondere, avete presente una lattina di Coca-Cola? Una lattina, banale. Sapete quanti cucchiaini di zucchero ci sono in una lattina di Coca-Cola? Sparate. Di più. 7. In una lattina di Coca-Cola ci sono 7 cucchiaini di zucchero, che vuol dire sarebbe come bersi una lattina di acqua e mangiarsi di seguito a fila 7 cucchiaini di zucchero, che è tantissimo. Per cui il messaggio che dovete portarvi a casa è: primo, la Coca-Cola fa venire l'osteoporosi. I bimbi che bevono la Coca-Cola, ma anche gli adulti, sono più predisposti ad avere osteoporosi. Ma non solo la Coca-Cola normale, anche quella light e anche quella zero, perché l'acido ortofosforico contenuto nella Coca-Cola ruba calcio dalle ossa. Michela, che rapporto migliore è l'acqua? Che rapporto ci sta tra zucchero, che è un potente infiammatorio, mi risulta, che rapporto ci sta tra lo zucchero e il cancro? È molto stretto. Perché lo zucchero, qui è un discorso un po' più tecnico, però cerchiamo di farlo semplice. Lo zucchero stimola il rilascio di insulina da parte del pancreas. L'insulina è un ormone che serve per riportare a valori ottimali la glicemia. Il problema è che l'insulina è un potente ormone anabolizzante, vuol dire che stimola la crescita delle cellule, di tutte le cellule, per cui anche di quelle adipose. Quindi l'insulina fa ingrassare, ma anche delle cellule tumorali, per cui le cellule che sono mutate e che sono cattive vengono stimolate a proliferare. Michela, tu stai dicendo che non dobbiamo mangiare zucchero, ma io quando mi mangio una mela, le ciliegie, l'anguria, stanno pure lì gli zuccheri, quindi devo evitare di mangiare questi prodotti. È tutta un'altra cosa, stiamo parlando male dello zucchero bianco, ma anche dello zucchero di canna, di quello che si aggiunge in più alle pietanze. Che è un prodotto elaborato e molto raffinato. Gli zuccheri della frutta vanno molto bene, ma perché sono stati inseriti dalla natura all'interno di quel frutto, per cui lavorano in concerto insieme alle fibre, alle vitamine, ai sali minerali, per cui lo zucchero della frutta va benissimo dentro la frutta. Siccome non ce l'abbiamo solamente con la Coca-Cola, allora, prodotti analoghi alla Coca-Cola, Mimì. Gli occhiali. Sprite. Perché sennò uno dice quello ce l'hanno con la Coca-Cola e basta. No, con 30 tutte grammi di zuccheri. Tantissimi, Fanta. Ragazzi, veramente tanti. Fanta. Fin anche l'estate.
senso solo, non esigere se ne stato compressato e declassato, no. Fanfanda me muta sbaffo, con una bibita calzata, certamente puoi diverare a ridere abbondantemente, lo puoi fare con tu perché fatto in pieno di un niente, con una Coca-Cola ghiacciata, ora è come amici, sette cucchiaini di zucchero, di nuovo la sede del gas. E le bollicine, complimenti a te, sei stato un grido, ti sei rinfrescato la gola, hai allettato i pensieri ed ora hai congelato la bocca, se fai ogni giorno così e forse anche di più, diventerai davvero ogni giorno un bijou. Fai venire il diabete, ma di stare solo non se ne parla più, non se ne parla più. Grazie. Larissa, non faremo tardi a scuola. Ho capito, ti aspetta Luca. E intanto facciamo una colazione bella e fresca. Larissa cresce e ha bisogno di nutrimento e semplicità, proprio come me. Una bella colazione con del buon latte, un frutto e Kinder Feta Latte ha il nutrimento e la freschezza che servono. Latte fresco, miele e pan di Spagna sono fatti per questo. Insieme diventano Kinder Feta Latte, fresca a colazione. Eccoci qui. Prima di tutto voglio fare un applauso a questi splendidi ragazzi che stanno qui tutti davanti a noi, tutti attenti, meravigliosi, davvero siete bellissimi. Vi piacciono queste pubblicità, vero? Ok, allora, di questa merenda quasi tutti la conoscevano, forse anche perché le è stata associata una persona che è simbolo di sport, di forza fisica e di forma fisica, e si associa il concetto di leggerezza. Anche in questo caso, quasi tutti gli intervistati però ignoravano completamente gli ingredienti di questa merenda, quindi nessuno sapeva di cosa è composta. La parola agli esperti. Mauro, abbiamo parlato della Coca-Cola e quindi di tutte queste bevande zuccherate che innalzano l'insulina. Questi prodotti, queste merendine, anche loro innalzano i livelli di insulina? Sì, innalzano i livelli di insulina ovviamente, perché comunque hanno gli zuccheri, sono immancabili, ne hanno una notevole quantità. Questa insulina si alza perché evidentemente sono zuccheri che l'organismo assorbe con una velocità superiore alla norma. Quindi l'insulina arriva per mitigare un po' la situazione e fare in modo che lo zucchero torni ai valori normali. Quindi sì, anche con queste merendine che sono parecchie volte bandite addirittura dagli edifici scolastici, ci sono già delle direttive europee se non sbaglio, cioè si propone la frutta nei distributori automatici. Si rinnova quel meccanismo che diceva prima la dottoressa Caroli, quindi dei meccanismi in cui gli zuccheri contenuti in quelle merendine, che sono delle sostanze prevalenti, non sono delle sostanze traccia, non fanno altro che attivare quei meccanismi che dicevamo prima. E allora si ritorna sempre al punto di partenza. Ci sono alcuni nutrienti che sono diffusi davvero. Abbiamo fatto l'esempio della Coca-Cola, abbiamo fatto l'esempio all'inizio di altri alimenti. Insomma, gli zuccheri si trovano dappertutto. Quello è il principale problema. Michela, questa merendina, come la stragrande maggioranza delle merendine, è fatta da farina zero? Zero. Che dici della farina 00? È innocua alla nostra salute oppure no? La farina 00 fa malissimo. La farina, in base al grado di raffinazione, viene distinta in 00 da eliminare, 0, 1, 2. La 2 è la migliore, è quella integrale. Dobbiamo utilizzare i cibi il più possibile integrali, il più possibile uguali a come nascono. Più la farina è raffinata, più perde nutrienti, e i nutrienti che perde sono le fibre, le proteine, sali minerali, le vitamine,
e più gli zuccheri all'interno di quell'alimento aumentano. Per cui tutte le volte imparate, mi raccomando, a leggere bene le etichette, che è anche divertente, si scoprono un sacco di cose. Tutte le volte che in etichetta vedete scritto farina 00 o 0, prendete il prodotto, lo dite ai vostri genitori e lo rimettete giù, perché non fa bene. Anche le torte e i biscotti fatti in casa vanno fatti con la farina di tipo 1 o 2, integrale, molto meglio. Grano macinata? Grano macinata. Rimacinato? E maciniamolo una volta sola, perché rimacinarlo? Meglio macinato integrale. Andiamo sulle confezioni. C'è scritto farina di grano rimacinata. L'1 e il 2 non lo vediamo. O è scritto 1, 2 oppure integrale, semi-integrale o integrale. Oppure, meglio, i biscotti e le torte impariamo a farle in casa, così sappiamo come cosa ci mettiamo e scegliamo noi la farina da utilizzare. La farina di grano duro va benissimo, meglio se integrale. Perché bisognerebbe mangiare, scusate, perché bisognerebbe mangiare la fibra? Cioè la fibra è indispensabile o no? Io quando sento farina raffinata, la parola è bella, no? Farina raffinata, persona raffinata, no? Quella persona raffinata è un fatto positivo. Perché nella farina raffinata cos'è che manca principalmente che ci fa alzare l'insulina? La fibra. Nei prodotti raffinati manca la fibra. La fibra è indispensabile per il buon funzionamento dell'organismo, ma non la fibra che si compra in farmacia o al supermercato, tipo la crusca, e che si aggiunge poi alle pietanze, no. La fibra che è contenuta dentro quell'alimento, per cui fibra naturale. La fibra serve per far funzionare bene l'intestino, per cui per scaricarsi bene, ma anche e soprattutto per ridurre l'assorbimento degli zuccheri e dei grassi. Per cui chi è sano, chi mangia bene, mangia prodotti che contengono fibra. È sicuramente più magro, sicuramente ha la glicemia più bassa e il colesterolo più basso. Mimì, il pane bianco, la rosetta. Si chiama rosetta anche qui. Farina 00, uno zucchero praticamente. Quali sono i cibi che normalmente mangiamo contengono questa farina 00, che quindi dovremmo tenere, scansare insomma, no? Perché abbiamo sentito che fanno alzare i livelli di insulina ed alti livelli di insulina ci portano ad avere una serie di problemi. Quali sono i cibi di uso comune che noi normalmente mangiamo che sono raffinati? E purtroppo sono quelli con cui i bambini arrivano a scuola con le rosette, quindi farina bianca, ma poi ci sono le amichette, poi si studiano tante forme divertenti, interessanti, perché la pubblicità ha capito bene che per conquistare il bambino deve inventarsi sempre cose nuove. Allora crea questi elisir nella forma, abbina il gioco, come per esempio il discorso del Kinder, dell'uovo Kinder, che c'è l'uovo con la sorpresa dentro, il bambino lo compra anche perché c'è la sorpresa e poi da lì mangia anche l'uovo e diventa, diciamo così, dipendente da questi cibi altamente zuccherati. Le farine 00 sono a tutti gli effetti degli zuccheri, perché noi abbiamo delle molecole che entrano velocemente nel sangue, mentre i cereali completi sono, chiamiamoli, degli zuccheri lenti, e il nostro cervello, che è quello, diciamo, che ha bisogno 24 ore su 24 ore di essere alimentato dal glucosio, lo deve però ricevere in modo continuativo, però lento, gradatamente, altrimenti ci sono quegli sbalzi d'umore, sbalzi di concentrazione sui bambini, ma anche sugli adulti. Io ho un amico a Bari che si chiama Beppe Concordia. Questo amico è tirchio, proprio tirchio. Questo qui, quando fa i biscotti, mette solo pochissimi ingredienti: frutta essiccata, farina appena macinata integrale, olio extravergine di oliva, qualche aroma, se sbilancio un po' a mettere un po' di cannella, e poi, come mi pare, che non mette più niente, cioè ci mette solo 3 o 4 ingredienti. Mi piacerebbe, no, non ci sta né uovo né latte, non ci sta niente. L'aglio? No. Malto? No, c'è la frutta secca. Mauro, assaggiate questi biscotti, mi spiace che non potete assaggiarli tutti. Grazie. E i bambini? Possiamo parlare date dei bambini? Sì.
Rompiamo a quelli che stanno avanti. Paga, paga. Un euro. Rompeteli a metà. No, no, anche voi. Metà. No. Ehi, dite che è buono. Ehi, dite che sono buono. Nicola. Come sono? Buoni, buoni, dai. Come sono? Buoni. Cioè, il gusto dei... Beh, amica me. Oh, no, no, c'è il bambino. Mauro, questa è una domanda che voglio fare a te. I nostri bambini. Aspetta, aspetta. Sono lì. Ehi, filate via, 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 via. Questa è una domanda che voglio fare a te. I gusti vanno educati o no? Diamo questa bene. Domanda, non era prevista, grazie, però... Grazie per questa domanda che è fondamentale. Allora, sembra che i bambini non dovrebbero prendere il gusto del dolce fino a una certa età, perché abbiamo proprio una vera e propria educazione, ed esperti la chiamo imprinting, del gusto. Quindi quanto prima un bambino si abitua a determinati gusti, addirittura sembra che sia una cosa lì quando si trova nella pancia della mamma, insomma. Poi avete visto anche un'altra cosa, quindi la risposta è sì, ci deve essere un'educazione al gusto e che sia un gusto articolato, quindi non polarizzato fra dolce e amaro e basta, come spesso avviene, come ormai è diventata consuetudine. Poi avete visto un po' cosa è successo con i bambini, sono corsi ad assaggiare dei dolci, no? Quindi... Perché? Non sapevano, non erano confezionati, non sapevano se erano buone, se erano cattivi. Sono venuti qui per prendere il loro dolce. In quel caso vale il rituale per i bambini, che è un aspetto fondamentale il rituale, cioè presentare le cose e fare in modo che i bambini abbiano un momento positivo, addirittura nell'offerta. È quello che la pubblicità parecchie volte fa, al posto nostro, insomma. Quei dolci offerti come li hai offerti tu, per loro è stato un invito a provare alimenti nuovi e salutari in questo caso. Grazie. Michela, molto velocemente, perché abbiamo molto ancora da dire, un commento su questo panno. Prendi una fetta. Piccolo, grande. Quel grande. Che vuoi tu. Se qualche adulto vuole assaggiare questo pane qui, questo è un pane integrale, biologico, lievitato naturalmente, a dirlo in breve, quello che facevano i vostri bisnonni. Con questo pane qui si fa un salto indietro nel tempo. E in questo caso fare un salto indietro vuol dire fare un salto in realtà in avanti. Qualcuno vuole assaggiare questo pane? 2 euro. 2 euro. I bambini. 2 euro. I bambini. Scusate, non distraiamoci. Michela, un commento su questo pane, proprio un commento visivo. Posso sapere al volo com'erano i biscotti? Erano buonissimi, erano fatti senza zucchero, senza farina 00. Dammi il microfono. Com'erano i biscotti? Dicendo boh. Com'erano i biscotti? Buoni. Vai. Io ho sentito anche un buonissimo. Erano fatti senza zucchero e senza farina 00. Si possono fare dei dolci spettacolari senza utilizzare nessun tipo di dolcificante, ma solo con la frutta disidratata. Per cui da mettere nell'impasto uvette, albicocche, prugne, fichi, datteri, che è della frutta e rilascia la frutta il dolce necessario. La frutta disidratata? Ecco, mi dispiace che voi non possiate tutti quanti vedere e assaggiare queste cose qui. Questa è frutta disidratata. Ehi, bimbi, un pochettino di attenzione. Allora, esistono in commercio, volere potere, non è che esci di qui ci sta uno che te li vende, ma ci sono degli essiccatori dove noi prendiamo della frutta, quindi mele, pere, banane, addirittura kiwi, la frutta che abbiamo in casa, tu la metti in queste teglie, in questa macchinetta, la metti dentro, l'accendi prima di andare a dormire, poi tu, diciamo, dopo che l'hai accesa, si essicca a basse temperature, 40-45 gradi, potresti anche andare a dormire, però volendo puoi rimanere lì tutta la notte, aspettare che cosa... Però volendo c'è l'opzione che possiate andare a dormire. Ti alzi il giorno dopo e trovi
tutta questa frutta che è essiccata, e chi ha mangiato la frutta essiccata può dire com'è. Buonissima. Però buonissima. Attenzione, la frutta essiccata va benissimo, guardate bene in etichetta, non ci deve essere zucchero aggiunto. La frutta è già dolce, non esiste che aggiungano zucchero, e invece di solito lo mettono come conservante, non va bene, e neanche anidride solforosa. Michele, però sarebbe meglio acquistare noi dei disidratatori, e ce la facciamo noi, perché capita a tutti quanti che a casa c'è una mela che non sai quanto tempo ancora può stare, oppure una banana che hai visto non è andata male, però ormai si è colorata abbastanza. Tu la prendi, la essicchi, la metti nell'essiccatore, il giorno dopo ti alzi che è diventata una cosa buonissima da mangiare, cioè i bambini la divorano, anche perché non hanno quel gusto piatto di cui parlava il dottor Destino, Mauro, prima, questo gusto standardizzato, ma hanno un gusto complesso, piacevolmente complesso, no? Con tutti gli aromi e i sapori della frutta. Quindi facciamocela noi, questo è il messaggio. Per la prima colazione la mattina per i bambini è Spuntini. L'ideale, perché non si perde nemmeno tanto tempo, si mette con il latte vegetale, con del tè, ed è buonissima, è dolce in modo naturale, non comporta nessun problema di organizzazione, si fa bene la spesa e la mattina noi ci ritroviamo a fare un'ottima colazione. Vedo che tutti i bambini rimangono soddisfatti e tornano a comprare l'ananas, l'uva passa, ormai tutta la frutta si può trovare nei negozi di Natura Sic, nel reparto della prima colazione. E ora stanno passando delle patatine, non fritte, ma delle patatine di mela. Qualcuno ha mai assaggiato delle simil patatine di mela? Stanno passando, assaggiatele perché ne vale la pena. Molti dei suoi prodotti lei ci ha messo, farina 00, grasso vegetale, zucchero, ma lei lo sa che quella farina fa ingrassare come a riconoscere il re dei prosciutti. Ora guarda questa fetta rosa, grande, profumata. Ed ora senti il suo gusto, unico, morbido, avvolgente. E allora, crudo o cotto? Ma papà, è un biscotto! Quelli di Rovagnati sono proprio bravi a farlo. Lo dici sempre tu. Eh sì. Prosciutto cotto gran biscotto, quindi gusto e bontà, questo è quello che è rimasto in testa ai 400 intervistati, gusto e bontà. Qualcuno ha anche menzionato il concetto di famiglia e anche il concetto, in questo caso specifico, del rapporto con il biscotto. Quindi si riconduce anche allo zucchero, alla coccola,
che è ricorrente nel concetto alimentare. Michela, la carne fa bene o fa male? Vado? Vai. Fa male. Fa male, proseguo. Michela, vogliamo dire immediatamente che differenza c'è tra la carne che oggi arriva sulle nostre tavole e la carne, per esempio, che mangiavano i nostri bisnonni? Giusto per... Abissale, è una differenza enorme. Ma non era carne quella e carne questa? Sembra, è il metodo di allevamento. Una volta gli animali potevano razzolare abbastanza felici all'aria aperta e mangiavano erba. Adesso gli animali, sapete cosa mangiano? Mangiano mangimi, non mangiano più erba, ma sono allevati in maniera artificiale all'interno di allevamenti che sono degli edifici enormi in cui vengono tutti stipati questi animali, animali che non vedranno mai per tutta la loro vita mai la luce del sole, né potranno pascolare felici sull'erba. Passeranno tutta la loro vita ingabbiati all'interno di costruzioni artificiali e tra l'altro non mangeranno certo erba come una volta, ma mangiano mangimi artificiali. Le mucche adesso mangiano grano, soia, mais, colza, mentre in natura le mucche mangerebbero erba. Questo si ripercuote anche e soprattutto sulla carne. La carne non è più quella di una volta. Adesso la carne è piena di ormoni, antibiotici, promotori della crescita. La carne, soprattutto per come viene prodotta adesso, non fa bene. Non lo dico io, lo dico anche io. Lo dice soprattutto il World Cancer Research Fund, che è una grossa società scientifica, come dicevamo prima, che si occupa proprio di studiare la relazione tra abitudini alimentari, cibo e malattie. Addirittura il World Cancer Research Fund va oltre e per quanto riguarda la carne conservata, quella che abbiamo visto adesso, dice che va evitata. Sono proprio categorici, non dicono di limitarla, di utilizzarla una volta ogni tanto, dicono che i salumi, i würstel, le salamelle, la carne simmental, la carne conservata va evitata, tassativi, non ci sono mezzi termini. Perché? Perché la carne conservata, questa, fa male alla salute. Oltre Mauro, che fa... perché queste notizie non vengono, cioè noi le stiamo dando qui, ma perché, per esempio, non vengono date sui principali quotidiani, in televisione, radio? Perché? Non vengono dati per evidenti interessi commerciali. Nella crisi che abbiamo affrontato, che continuiamo ad affrontare in questo periodo, una delle più grandi crisi che abbiamo avuto dal dopoguerra, sapete quali sono le industrie che non hanno avuto crisi? Sono le industrie alimentari, che hanno visto i loro fatturati in continua crescita, specialmente i prodotti di questo tipo. Cioè, cosa significa? Significa che andare a dire, avere quella forza di lobby, si dice in gergo, no? Quindi andare a influenzare, magari con degli argomenti scientifici, interessi di questo tipo, significa mettersi di fronte delle multinazionali, delle organizzazioni che hanno un potere di veto anche soprattutto sui media, perché è lì che si gioca molte volte la partita, sui giornali che vengono letti dal pubblico, sulla televisione. Pubblicità di questo tipo che vanno in prima serata possono anche arrivare a milioni di euro per un tempo abbastanza limitato. Ecco, uno dei motivi è soprattutto questo, e quando si è tentato di farlo, io ne sono testimone di una cosa del genere, sono partite le cause civili, perché l'industria si difende dicendo: guardate, queste sono le nostre ragioni, noi non abbiamo avuto divieto di nessun tipo, sono prodotti approvati dalle autorità di controllo, bypassando alcune cose che si dicono in giro riguardo la carne, come il fatto del ferro, che per anni ci hanno riempito la testa riguardo che la carne portava il ferro, senza la carne le persone diventavano anemiche. Non è così. Fortunatamente, concludo, il fatto è successo con la Plasmon, uno dei prodotti che va ai bambini, che nelle pubblicità della Plasmon era specificato che era un prodotto, la carne omogenizzata ovviamente, un prodotto fondamentale, veniva specificato così, fondamentale, una parola importante, fondamentale, nutrizione,
per la crescita dei bambini. Attraverso alcune azioni hanno cambiato finalmente questa parola, non di tanto, ma che comunque la carne è importante, quindi non più fondamentale. Serve quindi consapevolezza da parte delle persone, esattamente il lavoro che si sta facendo stasera, è quella di dare un linguaggio, insomma, adatto allo scopo. Una volta, in estrema sintesi, c'era una carenza, una volta, tempi dei nonni nostri, c'era una carenza quantitativa, cioè c'era proprio poco mangiare, una carenza quantitativa, ma un'abbondanza qualitativa. Oggi è il contrario, c'è una carenza qualitativa terribile ed un'abbondanza quantitativa, cioè mangiamo tanto che però fa schifo da un punto di vista nutrizionale. Guardate, voi magari ci sarà qualcuno qui che dice: queste ora stanno facendo i terroristi, il latte non si può mangiare, la carne non si può mangiare, cioè di qualsiasi cosa parli non si può mangiare. Recentemente al Policlinico di Bari stavamo giù con un'amica nostra che si stava facendo degli esami. È arrivata una barella. Sopra questa barella qui c'era un bambino stimato 4-5 anni. E questo bambino erano di Lecce. Guardate, io conosco benissimo il dialetto leccese. Quindi se avete da dire qualche cosa vi capisco. Qualche cosa di male contro di me, io vi capisco. Questi qui erano leccesi e c'era sto bambino che aveva tutta la testa fasciata e sopra addirittura c'aveva una scatoletta, sembrava una radiolina, no, tutto fasciato era, e stava attaccato al papà e il bambino doveva andarsi a fare una risonanza magnetica e lui non voleva entrare, aveva sofferto troppo, aveva avuto un cancro al cervello, 4-5 anni. Ora io dice: ma voi state facendo terrorismo. Guardate che se voi andate sul sito del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, ciò che ha detto ora Mauro Destino, e cioè che il ferro contenuto nella carne non fa tutto quel bene, anzi il contrario, è pro-ossidante. Il consumo di un solo bicchiere di latte fa aumentare le IGF-1, che è un fattore di crescita tumorale. Stanno scritto lì! Non sono stati questi 3-4 cristiani che sono venuti qui, hanno sparato queste cose. Non credete a quello che stiamo dicendo, andate a verificare personalmente. Quindi non aspettiamo di ammalarci per correre ai ripari, siamo in tempo. Una domanda a Mimì Caroli per finire questo argomento: ma se non mangiamo la carne, se non mangiamo latte e latticini, ma che cosa dobbiamo mangiare? Allora, ecco qui. Un piatto ricco di proteine e di ferro, legumi con i cereali. Vi faccio un esempio: se io mangio prima il riso e poi i piselli, ho 100 grammi di proteina, l'equivalente di proteine che stanno in 100 grammi di carne. Ma se addirittura, qui è il miracolo, li metto insieme nello stesso piatto, riso e legumi, cereali e legumi, io ho l'equivalente di proteine di una bistecca di 145 grammi. E questo è l'aspetto salutistico, che sicuramente è quello più importante. Quindi non si devono preoccupare: ma come, la carne, il ferro, le proteine? Assolutamente no. Noi troviamo proteine e ferro mettendo insieme cereali e legumi. Poi sono facili da reperire, stanno nel nostro territorio, stasera ve ne daremo prova con il nostro Happy Buffet. E poi ricordate che la carne ha un impatto, e qui incominciamo anche a inserire il discorso dell'ambiente, perché il concorso è fatto su questo, buono per te, buono per il pianeta, ha un impatto incredibile sull'ambiente, perché ci vogliono 12 volte di più di quantità d'acqua rispetto a far crescere i cereali, i legumi. E anche la produzione di anidride carbonica, un impatto ambientale altissimo. Quindi noi non solo facciamo bene a noi stessi facendo prevenzione nei riguardi delle patologie collegate con la carne, ma addirittura salviamo anche il pianeta. Una domanda ai bambini, anche ai bambini cresciuti: qual è o quali sono gli animali più forti che... il più forte che sta in natura, qual è?
il mammifero più potente? Leone. Leone. Il bisonte. L'animale più potente è quello che esprime più forza rispetto al peso che ha. L'animale più potente è il bisonte. Avete mai visto un bisonte, bambini? Cioè è una cosa che è un vagone di treno, c'ha la testa che gli arriva così, io lo vedo alla Fiera di Foggia, una cosa del genere, proprio una cosa che fa spavento. Ed è un'immensa bistecca che arriva a pesare 15 quintali, è il più potente che c'è sta. Che cosa mangia il bisonte? Bambini? Erba. Mangia l'erba, basta, non diciamo più niente. Vai. La salute sta nell'orto, ragazzi. Ai bambini piace la pubblicità, e per questo abbiamo il dovere di dire la verità. Prosciutto cotto, un gran biscotto, li ha affettati, li ha firmati, solo rovagnati. Per far mangiare bene noi, fa mangiare bene i suoi maiali, rovagnati, solo lui li ha firmati. Ai bambini piace la pubblicità, e per questo abbiamo il dovere di dire la verità. Di allevamento contengono sostanze altamente tossiche, erbicidi, insetticidi, diossine, antibiotici ed ormoni. Lo diceva anche mia nonna, se vuoi vivere 100 anni, fave, ceci, lenticchie e fagioli un giorno sì e l'altro pure. Ed ora lo dicono anche gli scienziati, meglio non vedere, meglio non sentire più, oh no. Ed ora lo dicono anche gli scienziati, meglio non seguire più la pubblicità, la pubblicità. Grazie. C'è un aneddoto sullo zucchero che racconta il professor Berrino. Il professor Berrino è uno dei referenti al Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Mi auguro che più di uno in mezzo a voi lo conosca. Potete andare su internet, ci sono anche dei video, no, che sono interessanti. Allora, si racconta a proposito dello zucchero che andò una signora che seguiva i loro corsi lì a Milano e gli chiese: professore, ma noi quanto zucchero possiamo mangiare? Allora lui prese una bustina, sapete quella da bar, gliela diede e gli disse: senta signore, questo cerchi di farselo bastare per tutta la vita. Allora, lo zucchero non si può mangiare, i panini bianchi non si possono mangiare, gli hamburger, come abbiamo visto, la carne è meglio che ce la scansiamo, e anche prosciutto cotto e cose di questo tipo qui. All'inizio abbiamo parlato pure della pastina e abbiamo parlato quindi proprio di quel cibo esatto che viene servito quasi tutti i giorni negli ospedali. La domanda ora da fare a Mauro, a Michele e a Mimì è: se tu potessi cambiare qualche cosa nella salute pubblica, che cosa faresti? Cioè, della sera, se dovessi comandare tu, che cosa faresti per migliorare le cose? Partirei proprio dall'alimentazione, che l'aspetto, noi siamo quello che mangiamo, è una banalità ma è proprio così. Perché noi mangiamo parecchio fuori casa ormai, i bambini mangiano parecchio nelle mense scolastiche, negli ospedali si mangia, come detto prima, mangiamo fuori anche nei bar, insomma noi abbiamo un dovere fondamentale, quello che le pubbliche istituzioni dovrebbero informare correttamente sul modo di mangiare, non semplicemente attraverso campagne informative che pure ci sono, ma che sono quasi sempre pilotate da grossi finanziatori, perché hanno un costo queste campagne informative. Quindi al di là, diciamo, delle competenze tecniche che non dovrebbero mancare nella sanità,
Io aggiungerei, a partire dalla scuola e via via, in tutti i luoghi dove ci sono persone che mangiano e mangiano ogni giorno, l'educazione alimentare, secondo quello che è emerso questa sera, per fare in modo che cambino un po' le abitudini, perché in questo modo, abbiamo visto i dati della dottoressa Caroli all'inizio, non andiamo avanti, anzi andiamo indietro. Michela, tu che faresti? Oh, dunque, io sono un medico specialista in scienza dell'alimentazione. Posso dirvi che nel corso di laurea di medicina ai medici non viene insegnata una buona alimentazione. E se per primi i medici non sanno i fondamenti per una dieta sana, non possono trasmetterle ai loro pazienti. Tu hai fatto un esame che tratta alimentazione nel corso della tua laurea? La laurea in medicina è fatta da 6 anni, con 50 esami. Non uno di questi esami era inerente all'alimentazione. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, uno fa il medico. Pare che un terzo dei problemi di cancro derivi direttamente dall'alimentazione. E poi uno diventa medico e il sistema sanitario, quindi non è colpa dei medici, quindi né colpa individuale mia o di chissà chi, ma è proprio del sistema che ha fatto in modo che i medici non debbano sapere niente di alimentazione. È come mandare una nave, una barca a vela in mezzo al mare e fai andare sopra uno che non ha mai visto il mare. Dici vai. Cioè i medici, per diventare medici, non hanno fatto un solo esame che tratta alimentazione. Michela ha studiato, ma tutto quello che ha studiato lo ha fatto per fatti suoi, dopo. Mimì, tu che faresti per cambiare concretamente la salute pubblica? Ecco, nel mio territorio parlerei con i governi, i cittadini, l'abbiamo fatto, abbiamo invitato te proprio perché sai comunicare sul cibo, e poi siccome lavoro anche in una realtà, in una piccola realtà ospedaliera, ho cercato di cambiare il menu mettendo più cereali, più legumi, e vedo che gli ospiti sono abbastanza soddisfatti, ritrovano tanto gusto e le digestioni sono più facili, e poi è un modo anche per far uscire anche da questi luoghi il messaggio giusto per il resto della popolazione, perché loro poi quando tornano nella famiglia incominciano a dire no, ma la pastina non è molto digeribile, invece andrebbe meglio la pasta di grano duro, l'integrale vero. E mangiare di più i legumi, magari a secondo delle situazioni potrebbero essere quelli più dolci invece quelli più pesanti, per esempio noi abbiamo vari tipi di lenticchie, vari tipi di ceci, di piselli che vanno benissimo a qualsiasi età e che con le quali si possono realizzare dei piatti di gusto straordinario. Quindi, sempre mediterranei, appunto. Quindi sarebbe molto interessante promuovere dei corsi di cucina, perché dobbiamo partire da lì, sì. Se no so chiacchiere, parliamo. Sapete qual è il ristorante che va per la maggiore a Milano? A Milano di ristoranti ce ne sono tantissimi. È un ristorante pugliese che si chiama Pasta e Fagioli, e c'è la gente che fa la fila fuori per andare a mangiare pasta e fagioli, il purè di fave con la cicoria, i ceci, proprio i piatti tipici vostri, che se ci pensate sono piatti ottimi, gustosi, sani, e se ci pensate sono piatti al 100% vegetali, per cui in questi piatti poveri della tradizione non c'è il pesce, non c'è il latte, non c'è il formaggio, non c'è la carne, e sono i piatti migliori. Se vi capitasse di venire a Milano e voleste provare questo ristorante, si chiama Pasta e Fagioli, è eccezionale, costa niente, perché anche qui i legumi, i cereali, la pasta rispetto a del pesce, a della carne o a dei salumi costano veramente pochissimo, hanno un prezzo irrisorio, per cui davvero non bisogna inventarsi chissà cosa, bisogna rispolverare le proprie tradizioni. Addirittura questi sono menù. Guarda i bambini, vedi? Dopo che hanno ascoltato i bambini. Ci sono dei menù anticrisi, no? Che vanno a pennelle anticrisi e poi guarda a casa sono i più salutari. Noi abbiamo preparato questo evento e sono sicuro che non sarà il solo, questo deve essere solo il primo di altre cose che faremo anche qui. E ci è arrivato
ci sono arrivate delle telefonate alla nostra sede, dalla nostra associazione che si chiama La Salute Me La Mangio. Allora, prima di dare la parola a Mauro, che vi parlerà brevemente, ovviamente, di quelli che sono i benefici dell'attività fisica, perché bisogna mangiare bene, però bisogna fare anche attività fisica, avere una sana psiche, ma questa è un'altra cosa. Vi vorrei far sentire una telefonata divertente e scanzonata che ci è arrivata alla nostra sede. Ve la voglio far sentire, ma poi loro devono rispondere a questa telefonata. Vai! Sono Giovanni di Barletta e ho 85 anni, ma la mia non è una vera e propria domanda, è un consiglio che voglio da voi. Ho un dolore forte alla gamba destra e sono andato all'ortopedico. Mi ha fatto una bella visita e dopo mi ha detto: senti, sopporta, quella è l'età. Mentre mi stavo rivestendo mi sono messo a riflettere e gli ho detto: guarda che ti stai sbagliando. E perché? Mi ha risposto lui: perché l'altra gamba c'ha la stessa età e sta bene. Gli ho risposto io: mi consigliate di cambiare dottore oppure no? Allora, prima di dare la parola a Massimo, commentiamo molto velocemente, in una maniera scanzonata, sta telefonata. Cioè, i consigli che ci devono arrivare devono essere ragionevoli, o no? Perché se manca la ragionevolezza, non andiamo da nessuna parte. Mauro, allora, dici del rapporto che ci sta tra la salute e una sana attività fisica. Cioè, ma ci dobbiamo muovere per forza? È indispensabile? Sì, perché noi parliamo di alimentazione. Abbiamo dimenticato un altro aspetto nel cambiamento dei tempi che c'è stato. E cioè, il cambiamento che è avvenuto è abbastanza strano. Perché una volta avevamo i bambini... La serata è dedicata a loro soprattutto. Avevamo i bambini che giocavano, sembra quasi incredibile a dirlo, giocavano in strada, giocavano a pallone questi bambini. Erano bambini che non stavano mai fermi, avevano sempre qualche cosa da fare. Questi bambini difficilmente in quegli anni potevano appartenere a quelle categorie citate all'inizio, cioè di bambini che iniziavano a fare qualche cosa che sembra innaturale, quasi impossibile, no? Cioè che un bambino prenda peso. Cioè, come può essere che una persona che è in una situazione evolutiva, dicono gli esperti, cioè sta crescendo, ogni giorno mette un mattone in più e poi si muove, chi ha figli lo sa, no? Si muovono da una parte all'altra, vanno sopra, sotto, destra, non stanno mai fermi. Tant'è vero che ai genitori viene un po' quella tentazione di dire: leghiamo questi bambini, mettiamoli da qualche parte legati sulla sedia. Allora è successo una cosa che è abbastanza ancora inspiegabile, perché non si è capito bene come sia potuto avvenire, e cioè che i bambini che stanno qui seduti davanti a noi sono diventati nel tempo sedentari. Cioè da elementi che bisognava legarli da qualche parte, non c'è più bisogno di legarli perché stanno lì, li lasciamo lì, li troviamo lì. Allora, oltre a parlare di alimentazione, evidentemente bisogna parlare anche di attività fisica, perché l'attività fisica è inerente al fatto a quello che noi siamo. Ovvero, noi siamo degli animali intelligenti, ma siamo comunque degli animali costruiti per muoverci, non è che siamo delle cose ferme da qualche parte. Abbiamo sempre avuto necessità di muoverci. Ci sono delle fotografie dei nostri comuni nel Salento, ma in generale un po' da tutte le parti, di quelle di 100 anni fa, fotografie quelle vecchie, no? Con i colori un po' marroncini, che si vedevano tantissime persone che si muovevano a piedi, infatti la gente si muoveva a piedi. La motorizzazione era assente, i mezzi di attrazione animale erano molto scarsi, soprattutto per le persone abbienti. Adesso invece in queste strade il panorama è completamente cambiato, perché troviamo automobili, quindi automobili in cui all'interno ci sono delle persone. Quindi un po' noi da animali che siamo stati costruiti per muoverci continuamente per necessità vitali, siamo diventati, e i bambini ne sono ampia testimonianza, delle specie animali stranissime, perché non si muovono più. E questo ha contribuito a tutta una serie di danni, perché noi non siamo costruiti per stare fermi, e quindi il danno è immediato.
Su questo addirittura io e Michela De Petris abbiamo dovuto scrivere un libro, quello che trovate di là, per specificare questa relazione strettissima per la salute fra una scelta di alimentazione salutare e il fatto di muoversi. Bene, come facciamo a muoverci? Quindi, una volta stabilito che è importante che noi e i nostri figli in particolare, perché saranno loro che diventeranno degli adulti malati, come si diceva prima, di tutte le conseguenze dell'eccesso di peso, come fanno a muoversi questi bambini? Loro hanno computer, PlayStation, vanno a scuola. C'è mio figlio di 8 anni che è a scuola dalla mattina fino alle 5 del pomeriggio, insomma, sono sempre piantati lì sul banco. Arrivano a casa, ci sono anche i compiti, ovviamente. Non fa i compiti perché andrà in galera sicuramente quando diventerà grande, quindi si mette davanti al gioco, davanti alla TV, e rimane lì. Quindi si conclude in quel modo la giornata. In questa condizione io penso che sia abbastanza inutile il consiglio, se non cambiamo le cosiddette abitudini, si chiamano di immobilità. Vedete, c'è uno strumento lì, ci sono due mezzi che tutti noi abbiamo, tutti. In Italia ci sono più biciclette che automobili. Secondo l'ultimo rapporto che mi è arrivato, le vendite di automobili sono calate del 20%, le vendite invece di biciclette sono calate un po' di meno, ma hanno un trend, per effetto della crisi, comunque in crescita. Cosa significa questo? Che non ci manca la bicicletta. La bicicletta sarebbe non soltanto un mezzo per divertirci, per giocare, i bambini in genere ci giocano con le biciclette, ma può essere pensato anche come un mezzo vero e proprio per andare dal punto A al punto B. Ecco, a queste parole evidentemente tutti iniziano a pensare ai pericoli, alle difficoltà, ma se ci riflettiamo bene stiamo parlando soprattutto di un altro cambiamento. È il cambiamento che va da una situazione in cui ho un panorama che ci sono esclusivamente automobili, in cui questi bambini vengono portati come dei pacchi da una parte all'altra, ad un panorama che è può essere, perché in altri paesi c'è questa cosa qui. In un recente viaggio che ho fatto in Svezia vedevo la mamma, certo la Svezia non è l'Italia, la mamma che aveva un figlio davanti e un figlio dietro, e andava a fare la spesa in giro, lì, dove il clima è freddo. Quindi, considerando il fatto che ci dovrebbe essere una certa sicurezza, l'importanza dell'attività fisica deve essere vista soprattutto per uno stimolo ai nostri ragazzi a fare finalmente delle cose, in questo caso con il mezzo che secondo me, perché non ne conosco altri, col mezzo loro più vicino, più normale, che sarebbe la bicicletta. Bene, i bambini non hanno nessuna difficoltà a andare in bicicletta, loro ne sono testimoni, ce l'hanno tutti la bicicletta, sono buone biciclette in massima parte. Le difficoltà ce l'hanno i genitori, e quindi io adesso parlo ai genitori, non parlo ai bambini, per loro andrebbero tranquillamente lì, qui in via Roma, nel Corso Roma, andare su e giù senza alcun problema. Noi abbiamo paura di fare questo tipo di cambiamento per i nostri figli. Se loro si muovessero di più, quindi se iniziassero a fare, non so, il tragitto, mi viene quello più semplice, casa-scuola, che è un tragitto di solito di pochissima distanza, bene, noi avremmo la possibilità di far fare del movimento in più quotidiano, quindi ricorrente, non occasionale, come può essere la palestra o il calcetto, il calcio, e questo ci porta ad un aspetto che gli esperti considerano fondamentale, ovvero il fatto di consumare più energia. Cioè, è difficile immaginare che tutte le regole che stasera abbiamo detto siano poi esattamente applicate nella realtà, no? Si sbaglia sempre a mangiare, insomma, ci sono gli eccessi, i cibi sono troppo disponibili, anche i cibi di alta qualità, ma è chiaro che se io mangio parecchi cibi di alta qualità qualcosa succede lo stesso. Quindi questo dipende dal fatto che abbiamo meno bisogno di cibo come quantità. Se invece noi sviluppiamo un'attività fisica ricorrente, quotidiana e magari pure intelligente, ovvero utilizzarla per degli scopi, io parlo della bicicletta perché è il mezzo che abbiamo tutti quanti, allora possiamo anche permetterci molto più cibo e i bambini hanno dei consumi energetici notevoli, quindi in rapporto alla loro età ovviamente.
E quindi avendo questi due elementi, ovvero una sana alimentazione modificata per quello che abbiamo detto prima e non quella che comunemente ci vanno propinando ogni giorno nelle pubblicità, e la possibilità di utilizzare di più il proprio corpo attraverso la bicicletta o tantissime altre attività che ci possono venire in mente. Guardate che ci sono tante cose che ai bambini ormai gli viene chiesto di non fare. Quando mi capita di parlare con i genitori, c'è una sorta di fobia che il bambino è una persona tutto sommato irresponsabile, che non deve fare niente altrimenti si fa male. Non è proprio così. I bambini sono in grado di fare non quello che facciamo noi, ovviamente, ma possono fare tante piccole cose, non lo so, per dire, rassettare il letto, no? Sapete, la mattina ci alziamo tutto scombinato. Bene, quel fatto di che le mamme invariabilmente vanno ad aggiustare il letto del figlio può essere fatto dal figlio stesso, insomma, non è che si ammala. Magari lo farà male, ci mette un po' i cuscini fuori posto, insomma. Ma tutte queste attività che fanno capo alla voce attività fisica, non sport, perché attività fisica o sport non sono necessariamente la stessa cosa. Quindi questi piccoli cambiamenti, facilitati dai genitori, portano allora a diventare delle persone più attive. Attive anche non solo col corpo, ma io aggiungerei anche con la propria mente. Cioè abituarsi all'idea che loro hanno un corpo forte innanzitutto, non sono debolucci se non per effetto della sedentarietà, quindi hanno un corpo forte, possono fare un sacco di cose. Se ogni tanto si danno una scazzottata fra di loro non è necessariamente una cosa disdicevole, perché comunque l'hanno sempre fatto, sembra che la razza umana sia sopravvissuta a questo tipo di scambio di aggressività. Insomma, il messaggio che voglio dare e concludo è questo: l'attività fisica è importante per tutti noi, non possiamo continuare ad avere una sedentarietà crescente che porta tutta una serie di problemi e ci obbliga a mangiare molto poco, tra l'altro, perché consumiamo molto poco. Per quanto riguarda i bambini nello specifico, sembra che la responsabilità maggiore non sia nel loro carattere, quindi che i bambini sono pigri, i bambini di oggi. No, i bambini sono bambini, come lo sono sempre stati. La vera responsabilità probabilmente all'interno della famiglia, in un contesto che fa diventare questi bambini dei pacchi, degli oggetti fragili. Invece non sono né fragili, hanno un corpo forte, se li mettiamo al freddo non necessariamente si ammalano. Certo, se passano da 26 gradi in casa poi li mettiamo fuori al freddo si ammalano, però questo dipende dal fatto che ci sono 26 gradi in casa. E infine imparare anche a proporre un mezzo che lo usano normalmente una volta ogni tanto, se va bene, che è la bicicletta. La bicicletta impariamo a conoscerla, perché se non la conosciamo non sappiamo usarla. E infine magari ogni tanto li facciamo pure smontare i bambini a riparare qualche foratura. All'inizio non ci riusciranno e questo aumenterà, io penso, le chance, e in alcuni posti si vede che tutto questo funziona. Pensiamo sempre ai paesi dove tutto questo accade, non sono migliori di qualcun altro, e che sono avviati determinati cambiamenti. Insomma, è probabile che se tutto questo si avvia a quelle percentuali viste dalla dottoressa Carole all'inizio, che attenzione, parlavano della Puglia anche, è avvilente questa cosa qui, Puglia. Grazie. Scusate, io mi sento tirata in causa, devo dare una risposta al signore che ha telefonato prima, che ha mal di gamba. Non possiamo lasciarlo col mal di gamba, in quanto specialista in alimentazione, poi magari capiamo perché ha mal di gamba, però le indicazioni alimentari in acuto da utilizzare per ridurre l'infiammazione e il dolore sono semplici, per cui a una persona che venisse in studio con un problema di questo tipo consiglierei da togliere subito, ma da togliere senza mezzi termini, latte, formaggio e carne. Perché sono infiammatori? Che contengono ingredienti potentemente infiammatori. Per cui chi avesse un dolore, un'infezione, un'influenza, mal di testa, mal di gamba, mal di schiena, subito da togliere latte, formaggi e carne, e ce ne si accorge subito come si migliora. Ma da introdurre parimenti
tre ingredienti, anche qui importanti, potentemente antinfiammatori e quindi antidolorifici, e sono semi di lino o macinati o masticati così da spolverizzare sulle pietanze, che contengono acidi grassi omega 3. Secondo, curcuma. La curcuma, non so se la conoscete o meno, viene definita lo zafferano delle Indie, ha un bellissimo colore, è arancione e anche lei la si può spolverizzare sulle pietanze, potentemente antinfiammatoria. Terzo alimento che a me piace tanto ed è comunque efficace è il cioccolato. Cioccolato, ma attenzione, cioccolato fondente, cioccolato al latte non vale. Deve essere cioccolato fondente, ma guardate bene la percentuale, deve essere dall'85% in su, perché quello che è vantaggioso è il cacao, non è lo zucchero o il latte, addirittura da provare a utilizzare il cioccolato al 90-95-100%, antinfiammatorio e antidolorifico. Un applauso al cioccolato. Per concludere la serata, quasi concludere la serata, due parole sulle piramidi alimentari. Sì, adesso mi aiuterò con una slide e dopo aver parlato appunto di cereali, di legumi e di verdure, volevo suggerire come antipasto un piatto di verdure crude, di verdure e ortaggi, perché sono ricche di quegli enzimi di cui abbiamo parlato all'inizio, tantissime vitamine e soprattutto la vitamina C, la vitamina A nelle carote e poi sono presenti nel nostro territorio. Allora vediamo qual è la piramide alimentare raccomandata, è una piramide che conoscete già, raccomandata appunto dai LARNA, i livelli di alimentazione raccomandata. Scusate perché da lontano non vedo. E allora andiamo avanti, ecco qui. Man mano che noi ragazzi procediamo dal basso verso l'alto, vedete tutti i giorni, poche volte alla settimana, poche volte al mese, questa è l'ultima piramide, quella del 2012, del World Health Institute, dove ci sono scienziati importantissimi. È stata nel 2012, nell'ottobre del 2012, l'hanno modificata rispetto a quella precedente, dove alla base, vedete, c'è il pane, la pasta, il riso, i cereali. Questi li dobbiamo mangiare ogni giorno. Ogni giorno nei nostri piatti. Il nostro primo piatto deve essere formato da questi cereali, i cosiddetti zuccheri lenti, pigri, ma ci fanno tanto bene perché arrivano un po' alla volta e quindi non ci creano nessun problema di ciccia. Ma digeriamo bene e li smaltiamo subito, basta una piccola corsetta, una passeggiata in bicicletta ed è fatto. Man mano che noi procediamo, vedete, verso l'alto, ci dice che dobbiamo diminuire la frequenza con cui noi consumiamo frutta, legumi e verdure, però tutti i giorni, vedete, come pane, pasta, riso, altri cereali e patate. Anzi, vi dicevo, il piatto migliore è il riso con i legumi, pasta con i legumi. E così non facciamo male nemmeno all'ambiente, proprio perché ci vuole meno acqua. Non viene rubata la terra ai contadini per far crescere i cereali da dare a mangiare agli animali di allevamento, quindi anche il pianeta ci guadagna. Adesso ci arriviamo, buono per te, buono per il pianeta. Poi saliamo sempre di più, un po' di olio d'oliva, extravergine di oliva, poi cominciano a comparire, però già, vedete, poche volte alla settimana, formaggio e yogurt, poi il pesce. Poi man mano che saliamo, pollame, uova, sempre dolci, vedete gli zuccheri, pochi, poi all'ultimo posto, proprio se non se ne può fare a meno, ma comunque sapendo che va utilizzato una volta alla settimana, le carni rosse, possibilmente non quelle conservate, salami, wurster, prosciutti, perché oltretutto
A parte il fatto che sono dal punto di vista nutrizionale scadenti, non ci danno niente per crescere, per stare bene, hanno il problema dei nitrati, dei conservanti e quindi dei sostanze cancerogene. Allora, tenete presente questa piramide. È chiaro a tutti, ragazzi, come dobbiamo più o meno utilizzare i nostri prodotti e invece ridurre moltissimo i dolci perché abbiamo detto che lo zucchero fa male? Andiamo avanti. Attività fisica regolare, l'abbiamo scritto, e poi la piramide. Adesso andiamo alla doppia piramide, se ci arriviamo. Eccola qua. Good for you, good for the planet, ragazzi. Ciò che è buono per te è buono anche per il pianeta. Cioè un'alimentazione consapevole. Allora, vedete, noi avevamo parlato che al primo posto ci dobbiamo mettere giù, alla base della piramide, tutto pomodori, verdure, frutta, pane, quello buono, il grano, il riso, i legumi e via via, ripercorrendo lo stesso come prima, arriviamo a mettere all'ultimo posto i dolci e le carni e i formaggi. Guardate quest'altra piramide invece, è la piramide ambientale, dove è capovolta, però ci dice che quelle cose che stanno giù nel vertice della piramide capovolta sono quelle che inquinano di meno. E guardate, coincidono perfettamente, ecco perché buono per te, buono per il pianeta. Guardate bene, perché da qui voi dovete tirar fuori, voi siete pieni di energie, avete idee meravigliose, dovete tirar fuori un'idea, fare un bel disegno, un pannello, una foto per vincere la bicicletta. Così facciamo tutto, mangiamo bene e facciamo movimento. Vedete, l'impatto ambientale invece sale, sale, perché sale. Tenete presente che il cibo molte volte industriale, anzi sempre, è imballato. Quell'imballaggio costa moltissimo, bisogna metterlo sui trasporti, sui mezzi pesanti, quindi la benzina, la produzione di CO2 che va a inquinare l'ambiente, il consumo dell'acqua per produrre quegli alimenti, soprattutto, vedete la carne, il pollo? Sì. Lì, poi c'è il pesce e poi che ci ritroviamo? Quella che impatta di più sul nostro ambiente? La carne. Quindi, come vedete, noi con questa immagine abbiamo fatto capire che è importante mangiare per la salute, per la vostra salute, perché dovete crescere bene, perché in questa età che si decide il vostro destino biologico. E lì accanto la piramide invece alimentare, quello che fa bene per voi fa bene anche il pianeta. Qualche domanda? Va tutto bene? Tutto chiaro? Allora io direi che a questo punto abbiamo concluso e possiamo, insieme a Pino... Prima di andare via, per riassumere in estrema sintesi ciò che è stato detto, dobbiamo iniziare ad applicare e a fare anche noi da cassa, da risonanza, alle cose che abbiamo sentito qui. Non solo quelle che abbiamo sentito, ma dobbiamo sentire anche un pochettino di dovere nell'andarci a informare meglio, no? Così verificherete quanto abbiamo detto. Quindi che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo informare. Ci dobbiamo informare e facciamolo anche con un giusto ottimismo. Il giusto ottimismo vuol dire applicare quello che è il pensiero positivo. Ma prima di dire che cos'è il pensiero positivo, molto velocemente, la frase chiave è: cambiamo noi e cambieremo il mondo. Il pensiero positivo dice questo: c'è un bicchiere riempito a metà di vino. Il pensiero positivo dice che è bello, c'è un mezzo bicchiere di vino, me lo tracanno tutto. Non c'ho mezzo bicchiere, c'ho un dito di vino. Il pensiero positivo dice
prendo sto dito di vino, me lo metto sulle labbra e ne distillo i sapori, me lo faccio arrivare nel cervello. C'ho il bicchiere vuoto. Il pensiero positivo dice che è bello, c'è un bicchiere vuoto, magari c'è qualcuno un po' di vino e me lo versa. Hanno distrutto tutte le vigne al mondo, non ci sta più vino da nessuna parte. Il pensiero positivo dice che è bello, potevo diventare alcolizzato e me lo sono scansato. Buonasera. Affamati come noi, viviamo in crudeltà e tutto sembra perso in questa oscurità. Andiamo noi in difeso di certo accanto a me, da soli gli occhi non vedono, che penso e cambia il mondo, le voci intorno a me. Grazie. Ciao.